Lilli Gruber, prima il dramma e poi la frase di Rita Pavone, è polemica. Nuova guerra social tra VIP italiani. Le protagoniste di questo scontro sono Lilli Gruber e Rita Pavone. La Gruber ha raccontato di aver vissuto una brutta esperienza a Villa Borghese e la Pavone ha commentato il fatto con una frase poco elegante, scatenando la reazione del popolo del web. Lilli Gruber furto, il commento poco elegante di Rita Pavone, è polemica. Rita Pavone non si fa problemi a dire la sua sul web. Questa volta a finire nel mirino della cantante è stata Lilli Gruber. La giornalista racconta di aver subito un furto a Villa Borghese mentre si allenava. Nel dettaglio, le sono stati sottratti portafogli, chiavi di casa e telefono. La conduttrice di La 7 ha spiegato agli agenti di aver appoggiato il borsello per svolgere alcuni esercizi di essersi accorta dopo pochi minuti che qualcuno l'aveva rubato. La notizia, come prevedibile, ha fatto il giro della rete e anche Rita Pavone ha lasciato il suo commento. Una frase che ha letteralmente scatenato l'ira degli utenti di X. Scoppia la bufera su X. Dopo aver appreso la notizia del furto subito da Lilli Gruber, Rita Pavone ha lasciato su X un commento poco solidale che ha scatenato le polemiche. La cantante ha scritto: "Il karma". Il tweet è stato invaso da commenti poco eleganti da parte degli utenti di X. Certo che sta pappa al pomodoro doveva essere proprio acida, lei è davvero perfida. Ma non si vergogna neanche un po', ma le hanno hackerato il profilo. Io non ci credo che possa essere quella vera, e, se non le hanno hackerato il profilo allora è fuori di testa. Rita Pavone, la lotta contro la tremenda malattia, vicina alla morte. Il commento di Rita Pavone al dramma vissuto da Lilli Gruber ha sconvolto anche i suoi fan, che hanno fatto fatica a riconoscere la loro artista preferita dietro a quelle perfide parole, ditemi che non è la vera, la zanzara della mia Torino, quella showgirl tutta grinta ed energia. Per ora Lilli Gruber non ha voluto commentare quanto successo, certo è che il pubblico ha deciso già da quale parte stare.